mai visto una cosa così, che io alle 6:30 mi barrico in casa perché ho paura. Ma si vive male, 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 è un far west qua. Adesso c'è da aver paura, io vado a lavorare la mattina, c'è da aver paura anche di giorno. Speriamo che il mondo è cambiato tutto. Ho visto tutta la polizia. Una volta si girava, si passeggiava, ma adesso non si passeggia più. È un quartiere di persone anziane e tutti stranieri. Non è possibile. Allora che torniamo al lavoro, dobbiamo rischiare anche di morire per colpa delle rapine. Io l'altra sera scendo col cane, due ragazzi che si rincorrevano, uno addosso nudo con le bottiglie, che si staccavano le bottiglie in testa. Ma stiamo scherzando. Hanno già rapinato mia madre in quella vietta stretta. L'altra signora di qua piangeva, l'ho vista, cosa diceva? Diceva, purtroppo mi hanno buttato per terra, mi hanno portato via la borsa. Cioè, ormai viviamo così, ma ogni giorno si sentono. Passano col motorino, sono in due, uno guida, l'altro porta via la borsa e la donna va per terra. Escono e non hanno un futuro. L'Italia sta andando male, noi non ci rendiamo conto delle cose che questi ragazzi, i nostri ragazzi non hanno nessun futuro. Proprio futuro non ce l'hanno. Sono nata qui ma è diventato un degrado. Per tutte queste cose che per gli... Abbiamo bisogno di aiuto. Di aiuto, di controllo.